Salve ragazzi, allora, oggi mi sono riletto il giornale, no? Come avrete visto oppure vedrete, ho pubblicato il video con le motivazioni della sentenza della Cassazione del Tribunale di Napoli su Calciopoli. Come avrete potuto vedere, ci sono tante cose che non vanno. Stamattina ho comprato il giornale, me lo sono letto, c'era una pagina praticamente sulla Cassazione, le motivazioni. Praticamente, allora, facciamo tre pianeti diversi. Ci sono tanti emoji che sono visti nel calcio, tanti tipi di emoji. Era il emoji della Cassazione, con lo strapotere anomalo in FIGC, dove non è normale che un dirigente avesse tutto quel potere, era solamente un dirigente che dipendeva da Juventus, da poteri smisurati come il Milan e Mediaset, oppure non proprio non aveva assolutamente nessun potere e non comandava un cazzo. Queste sono le tre tesi. La mia è che Monchi cercava in tutti i modi di difendere la Juventus e Monchi di potere ne aveva. Non anomala come dice la Cassazione, però non era proprio impotente nella FIGC. Contava, non quanto Galliani, non quanto, non, assolutamente non quanto Galliani. Quanto all'Inter, assolutamente sì, ma per un semplice motivo: Moggi contava più dell'Inter, Moggi, Giroud e Bettega contavano più dell'Inter perché la Juventus era la prima del campionato, la prima della classe, e la prima della classe ha sempre più potere sulla terza della classe. Allora, quindi questa sentenza praticamente ci dice che Moggi aveva un potere smisurato in PGC e che praticamente c'era un condizionamento degli arbitri e quindi faceva tutto. Però a me faceva tutto per avvantaggiare la Juve. Però a me non mi quadra una cosa, no? Se in un tribunale un colonnello di carabinieri come Orecchio dice: "A me non risulta che il Milan possieda delle televisioni", beh, perché quindi secondo anche la Cassazione Moggi controllava anche Mediaset. Peccato, come vi ho detto già nel video scorso, che Mediaset non li controlla Moggi, ma lo controlla Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Quindi il Milan, la 7 la controllava Tronchetti Provera, non Moggi, Tronchetti Provera. Infatti Moggi telefonava al processo Biscardi, però telefonava anche Facchetti al processo Biscardi. Questo non lo dobbiamo scordare, telefonava anche Facchetti al processo Biscardi, da quanto so io. Ma indipendentemente da tutto questo, anche se Facchetti non... Io l'ho sentito dire, non so se è vero, anche se Facchetti non telefonava al processo Biscardi, quando sento dire, no, perché stamattina i giornali si sono tutti riscatenati dopo l'assoluzione di Moggi per la diffamazione, erano tutti morti praticamente, no? E tra poco ci sarà l'appello, se Moggi verrà confermata l'assoluzione, rimoriranno tutti ancora una volta. Il concetto qual è? Il concetto è che è inutile che facciamo le persone che hanno la benda negli occhi, che facciamo i finti tonti, facciamo gli imbecilli che dicono: tanto la Juve rubava prima e ruba adesso". Queste sono frasi da cretini che non hanno senso. Bisogna riflettere, bisogna riflettere. E quando uno riflette e usa la testa, deve dire: "Ma cioè, se in appello hanno detto che Moggi non ha alterato le partite del campionato, come ha fatto la Juventus ad essere avvantaggiata in classifica?" Una persona ragionevole farebbe questo ragionamento, no? Dato che qui non interessa a nessuno se Moggi è innocente o colpevole, cioè basta che leggono i giornali e vedono Moggi colpevole, assolutamente. Perché mi ricordo tutti quei Rottweiler, tutti quei Doberman pronti, tutti conventi contro la Juventus: "Sì, ladri, avete rubato tutto qui, là, sotto e sopra". Invece poi si è dimostrato che Calciopoli non era un cazzo, perché su 8 arbitri indagati sono stati assolti 6 arbitri: Dondarini, Pieri, Dattilo,
Bertini e Rodomonti. Me li sono ricordati tutti, non pensavo di farcela. Invece la Calvuto, che a mio avviso anche lui è stato assolto di fatto perché è stato abbastanza stupido, non ha voluto andare fino in fondo, forse aveva paura di una condanna in Cassazione, ma non sarebbe arrivata per lui la condanna, ne sono convinto, perché tanto era già tutto preparato, non tutto preparato, nel senso l'autopilotato, però nella mentalità tutti erano convinti che l'unico arbitro che avrebbero condannato era De Santis. Il concetto qual è, ragazzi? Il concetto è che si è voluto fare un processo solo a Moggi. Solo a Moggi. L'Inter non ha pagato niente. Niente. Non ha pagato niente. La Juve doveva pagare? Io non lo so. Dovete giudicare voi. Io cerco di essere più esterno possibile. So solo che la Juve è andata in Serie B per cose molto meno gravi di quanto aveva detto Palazzi nei confronti dell'Inter. La Juventus è andata in Serie B con un articolo 1, che non era Serie B l'articolo 1. Se la Juve è andata in Serie B per articoli 1, l'Inter doveva andare in Serie D per un articolo 6, perché Palazzi gli aveva confermato all'Inter l'articolo 6, l'illecito sportivo. Io non voglio mettere in dubbio che Giacinto Facchetti fosse una brava persona, però sono molto franco, molto onesto. Dalle telefonate sembra molto. Non sembra una brava persona, Giacinto Facchetti. Dalle telefonate non sembra una brava persona. Anzi, dalle telefonate di Facchetti, di Moggi, di Milani, quello che è meno arrogante, meno pezzo di merda, meno stronzo, meno bastardo è Moggi. Perché Meani a Bergamo gli dice: mettetelo in forma delle poltrone, se no gli tagliamo la testa a noi, eh. Queste sono frasi di una gravità incredibile. Cioè, questo vuol dire cercare di. No, questo vuol dire cercare di fare, avere qualche vantaggio, di inculcare nella testa dei designatori, degli arbitri, qualcosa di losco. E questo non va bene. Questo non va bene. Perché? Perché se tu inculchi queste cose nella mente degli arbitri, gli arbitri dopo, a volte ci sono arbitri più fragili che gli vengono in mente queste cose. Però gli arbitri che si fanno condizionare non possono fare gli arbitri, perché l'arbitro deve essere imparziale in tutto e per tutto, come Graziano Cesari, un arbitro bravissimo. Anche lui etichettato come lo Juventino Doc, quando non aveva concesso quel gol tantissimi anni fa, dove la palla era entrata non di tanto e lui non poteva vederlo. In tutti quegli anni Cesare ha detto: io non ho mai avuto, non ho mai discusso con Moggi, Moggi con me non ha neanche mai parlato, non mi ha mai dato una scheda svizzera, assolutamente. Perché questa storia delle schede svizzere è una storia abbastanza strana. Perché Di Larone aveva detto che non facevano traffico le schede svizzere, cioè facevano traffico, ma non facevano traffico per loro, cioè non dicevano le cose che loro volevano sentirsi dire, perché io sono convinto che alla fine o loro sapevano che non, su quelle schede svizzere Moggi non comprava gli arbitri e quindi non lo hanno intercettato, sapendolo, e poi hanno messo tutto in dubbio dicendo: vabbè, io dico che sono telefonate imbarazzanti, come le 42 telefonate che avevano tutti detto: beh, Moggi ha telefonato 42 volte a Bertini. Vedete, ragazzi, quando si dicono queste cose false, perché queste sono cose false, e si è dovuto andare in Cassazione per dimostrare che le telefonate non esistevano. Vedete, qui ci deve essere una punizione, qui si devono punire, punire, punire. Chi ha fatto l'indagine dice cose false e non gli dicono niente invece. E anche un magistrato come Narducci, che io rispetto, dove dice che quando la GEA è stata assolta dall'associazione a delinquere, no? Quindi la GEA è stata assolta, si può riaprire. Narducci ha detto che era di stampo mafioso. Queste sono cose scandalose da parte di un magistrato, non può dirle.
Non può dirle un magistrato, non può dirle. Se fosse stata condannata la GEA, non poteva dirle lo stesso, ma sarebbe. Ma alla fine poi dici, vabbè, potrebbe anche essere, era un'associazione a delinquere, poteva anche essere di stampo mafioso, io che cazzo ne so, lo saprà meglio lui. No, ci sto dentro, se fosse stata condannata la GEA, ma dato che la GEA è stata assolta in Cassazione, no, in Cassazione. Anzi, sì, la GEA è stata assolta in Cassazione. No, no, è stata assolta in appello la GEA. In appello, in Cassazione è stata confermata la soluzione. Quindi, io non lo so se. Va bene, Narducci tifa per l'Inter. Non posso dire niente. I dubbi mi possono venire, però bisogna essere obiettivi. Se lui tifa per l'Inter, non vuol dire un cazzo. Però se va a fare interviste a Zanetti, se scrive un libro contro la Juventus e a favore dell'Inter, è amico intimo di Moratti, e ha orecchio pure, tre, due indizi fanno una prova, tre indizi fanno una prova. Fare intervista all'esterno a via Zanetti, scrive un libro contro Moggi. Non lo so, è un po' ambiguo, ragazzi. Anche questo magistrato è un po' ambiguo. Io non voglio dire che Narducci non è una persona seria, perché non mi potrei mai permettere, però è stato anche indagato per aver fatto sparire quel video. Quindi, non lo so. Ditemi voi. Io so solo che la Juventus ha pagato, il mio video ha pagato troppo. Perché Moggi non ha fatto un cazzo, ragazzi. Moggi non ha fatto niente alla fine, è inutile che ci giriamo intorno. Moggi non ha alterato le partite, non le ha alterate. Basta ascoltare le telefonate tra Moggi e Tosatti, le telefonate tra Moggi e Lippi, le telefonate tra Moggi e Dino Paradiso. Cioè, non ha più dato un cazzo, non ha più dato un cazzo, ragazzi. Questo è il concetto, perché tutti si sono soffermati su quel Fiorentina Bologna, ma soprattutto quando dice quella frase su quella scheda svizzera che vi ho fatto sentire. Il Milan nelle munizioni per fare le diffide, no, tutti l'hanno messo, tutti no, attaccata la frase, invece la frase non è attaccata, non è unita, perché parla l'altro, poi Moggi parla. E se tu vai a riscontrare dopo le munizioni che ha avuto il Milan nelle partite successive, vedi che il Milan ha vinto una 6-0 e l'altra l'ha vinta lo stesso con Pieri, l'anti-Juventino per eccellenza, e Rodomonti, l'anti-Juventino per eccellenza, dove ha avuto un ammonito che non era diffidato. Quindi, allora io, persona che riflette, dico, ma allora, cosa voleva dire Moggi? Non poteva voler dire quello, perché se Moggi intendeva quello, e non lo fanno, vuol dire che è un cretino. E Moggi non è un cretino. Se intendeva quello, se intendeva deve ammonire il Milan, devo fare le diffide per il Milan, i videocatori del Milan sarebbero stati squalificati. Invece no, invece no. Allora Moggi voleva dire altro, probabilmente. Ma inutile che ci giriamo intorno, ragazzi. L'unica speranza per Moggi, ma soprattutto per la Juventus, soprattutto per la Juventus. Non per Moggi, la speranza per la Juventus e anche per Moggi è che Strasburgo prenda una grande decisione, una decisione risarcitoria nei confronti di Moggi. Se gli togliesse la radiazione, la Juve potrebbe avere gli scudetti, a mio avviso. Se a Moggi venisse tolta la radiazione, almeno potrebbe decidere di non tornare nel calcio, però potrebbe dire, beh, almeno se volessi potrei rientrarci. Poi che lui dica che dal 2006 a oggi è successo di tutto, ha ragione pienamente. E quando a me mi vengono a dire che Moggi ha alterato, ha avvantaggiato la Juve in classifica senza alterare il campionato, e invece Palazzi
Dice, Pulvirenti ha più giocato 5 partite, ma il campionato non è stato falsato. Come non è stato falsato? Vedete l'ipocrisia, ragazzi? Questa è un'ipocrisia, perché quell'anno non aspettavano tutti di dare addosso alla Juventus, no? Per la minima cazzata siamo andati in Serie B. E allora il Catania doveva andare, doveva sparire, non doveva esistere più. Perché Pulvirenti le partite le ha pilotate veramente. Non è che come Moggi, che ci sono telefonate dove Moggi parla col designatore, fanno una griglia insieme, ma poi non ver si verifica una sega. No, Pulvirenti ha pilotato le partite, ha comprato i giocatori della squadra avversaria, i giocatori della squadra avversaria, o hanno fatto degli autogol, o hanno fatto finta di sbagliare per far vincere il Catania. Gli inquirenti avevano detto che c'erano state 6 partite pilotate, invece le partite erano 5 pilotate. Ma gli inquirenti ce l'avevano preso, eh. Avevano, sulla sesta avevano dei dubbi, ma non erano sicuri. Però Moggi è stato radiato per un tentativo, secondo i giudici. Invece Pulvirenti, che ha pilotato 5 partite di Serie B, quindi falsato un campionato, per far salvare il Catania, 5 anni di inibizione e poi lui può rientrare nel calcio. Cioè, vi sembra normale? Cioè, a voi vi sembra normale? Non è normale. Qui c'è qualcosa che non quadra. C'è qualcosa che non quadra. Perché Giraudo aveva detto quella frase profetica: noi adesso ci leviamo il disturbo, ma i banditi arriveranno dopo di noi. E la cosa si è verificata in pieno, perché è successo il calcio scommesse. Masiello gioca in Serie A, non potrebbe giocare in Serie A. Pulvirenti pilota delle partite, giocatori che vendono delle partite per prendere più soldi. È successo di tutto: il Parma che fallisce, Manenti arrestato. È stato tutto un sistema molto strano, molto strano. Molto strano. E a me dispiace anche dirle queste cose, però io sinceramente, ragazzi, non si può confrontare. Moggi e Pulvirenti non si possono confrontare. Non si possono confrontare perché le due sentenze sono completamente diverse. E invece le persone pure sono completamente diverse. Perché Moggi non ha pilotato le partite, lo hanno detto due gradi di giudizio della giustizia ordinaria e anche la giustizia sportiva ha detto che non c'erano partite pilotate da Moggi. Invece Pulvirenti ha pilotato le partite e vorrò vedere dal punto di vista penale cosa gli daranno Pulvirenti, cosa gli daranno. Però penso che alla fine Pulvirenti, penso che questo non è un processo in cui si dice innocente o colpevole. Probabilmente Pulvirenti sceglierà anche il rito abbreviato perché ha confessato, quindi verrà processato anche penalmente e ovviamente verrà condannato per forza. Però vorrò vedere se riusciranno a condannarlo, sarò proprio curioso di vederlo. Vorrò vedere. Bene ragazzi, questo è tutto, io penso che sono stato esaustivo. Adesso se non ci sarà altro per Calciopoli... ci rivedremo solamente quando ci saranno le partite, eccetera, eccetera, perché amo si ricomincia con le partite. Il prossimo video che farò, ragazzi, ovviamente sarà il video di Frosinone Roma e di Juventus Chievo, sabato, ovviamente, il 12 settembre farò questi due video, cioè praticamente sabato, praticamente domani. Che è giovedì notte, adesso è proprio venerdì praticamente, quindi domani farò questi video. E sì, quindi ci rivediamo ragazzi con la Serie A. Spero che il video vi sia piaciuto. Se non vi siete iscritti, iscrivetevi al canale e voglio che esprimete le vostre opinioni, perché sul calciomercato, sulle partite, non esprimete le vostre opinioni, però su Calciopoli vedo che non esprimete le vostre opinioni, non ne parlate più. Forse siete stufi, io cerco in tutti i modi di dirle queste cose fino alla fine, perché è veramente un processo che ha sconvolto il calcio italiano e forse l'ha sconvolto per nulla. Ciao ragazzi, sempre forza Juve.